In diretta dall'aula bunker. Morosini sta facendo l'appello, Bagarella e Brusca sono presenti in videoconferenza. Mancino ha tra i suoi avvocati anche un difensore di Dell'Utri. De Donno è assente, Mori è assente, Provenzano è assente per rinuncia, Dell'Utri è assente, Rina è presente, ovviamente anche lui in videoconferenza, Subranni è assente. Allora, siamo qua oggi, 29 ottobre 2012, per fare un sit-in di solidarietà come Movimento Agende Rosse ai magistrati che indagano sulla trattativa Stato-Mafia, perché oggi è il giorno dell'udienza preliminare per questo processo, che finalmente è arrivato a processo, questa indagine che finalmente è arrivata a processo. Indipendentemente dal numero, la nostra forza oggi è quella di essere convinti che da questo momento in poi i passi saranno inarrestabili. Io oggi sono contenta perché Salvatore è a Palermo con tutti quanti noi, perché so che Salvatore porta ognuno di noi con sé in quell'aula, ha portato ognuno di noi con sé in quell'aula e si costituirà parte civile come Movimento Agende Rosse. E oggi sono sicura, più che gli altri giorni, che i pezzi di Paolo esplosi il 19 luglio hanno avuto una moltiplicazione genetica, in quanti si sentono finalmente cittadini, finalmente parte attiva di uno Stato che fino ad adesso ci aveva ignorati. Ora non può più. Hanno paura perché si telefonano, fanno 40-64 telefonate per difendersi, hanno paura perché chiedono ai magistrati di andare contro legem, di distruggere le loro voci, anche se queste voci sono risultate ininfluenti per il processo, ma sappiamo che in quelle intercettazioni ci sarà qualcosa che potrebbe creare qualche problema. Oggi chiede al presidente Napolitano l'ultima occasione per essere il mio presidente, il nostro presidente. Se lo è, faccia uscire fuori quella intercettazione, abbandoni il conflitto di attribuzione e diventi il mio presidente, il presidente di tutti. Altrimenti continuerò ad essere orfano come sono stata fino adesso. Le sensazioni del dottor Conso per la giornata di oggi, finalmente. Sensazioni belle perché stanno qua tanti amici con i quali condividiamo una passione, un progetto, il progetto di ripristinare la legalità in Italia. La legge vuole per tutti, quindi chi sbaglia paga, e noi speriamo che veramente questi possano essere momenti importanti per l'inizio di una nuova stagione in Italia, la stagione della giustizia, la stagione della verità, per cui tante persone lottano, cittadini, magistrati, poliziotti, e cercano di fare il loro meglio per ripristinarla. Sembra quella parte d'Italia che in effetti in generale è messa un poco in minoranza. Secondo il dottor Conso, cosa deve fare ancora di più il cittadino comune? Ma già il cittadino comune che è qua presente è una cosa bella questa, perché si attira l'attenzione su quello che è stato un momento triste per l'Italia. Il cittadino comune deve fare memoria, non deve dimenticare quello che è successo, e noi dobbiamo aiutare a non far dimenticare quello che è successo, perché la morte di Borsellino, la morte di Falcone non sono morti che sono successe in vano, ma rappresentano un seme per il rinnovamento, per la giustizia e per la ricerca della verità. La Sicilia oggi potrebbe rinascere? Ma io spero che possa rinascere tutto il paese, perché assistiamo in un momento politico confuso nel quale però ci sono segni di speranza, perché la gente vuole un rinnovamento, vuole la verità, vuole la giustizia. Quindi penso che la Sicilia può rinascere, ma può rinascere tutta l'Italia se le persone per bene scendono in campo e non si rifugiano o non si nascondono. Grazie mille. L'antimafia non è quella che si fa nelle aule giudiziarie, l'antimafia non è quella che devono fare i poliziotti, i magistrati. L'antimafia non significa stare qui ad aspettare che il politico di turno ci risolva il problema. L'antimafia è quella che fa il cittadino. L'antimafia è quella che noi facciamo giorno per giorno, svolgendo il nostro ruolo di cittadini. E il nostro dovere di cittadini oggi era quello di stare qui in questa piazza. Grazie.
E finalmente ci sono i primi imputati, non solo i mafiosi ma anche i colletti bianchi, coloro che hanno permesso che la mafia avesse il potere che ha e vivesse fino ai nostri giorni. Tra tutte le istituzioni, sia l'ello giudiziario che l'attuale classe dirigente, tra le tante responsabilità ve ne hanno una in particolare, la responsabilità generazionale. Non si può pensare al progresso delle future generazioni senza prima sapere il passaggio di alcuni momenti storici particolarmente delicati, tra i quali cosa è successo negli anni 90 e negli anni 80 in alcune vicende particolarmente ambigue della storia italiana. Abbiamo bisogno anche della verità giudiziaria, non solo di quella supposta. Vi è stata una trattativa continua tra Stato e mafia per impedire che si sapesse la verità e quindi sul contenuto stesso della trattativa, ma soprattutto dei soggetti che praticamente non solo hanno ordito la strage di Via D'Amelio, di Giovanni Falcone degli anni 92-93, Firenze e Roma, ma soprattutto il fatto che c'è da scoprire il sistema criminale che noi prima dicevamo deviato, ora non sappiamo più se tanto deviato, che praticamente ha ordito, ha organizzato questa trattativa con questi personaggi. Alcuni dei politici richiamati in causa, tra cui Dell'Utri, è fondamentale ricordare questa figura di raccordo con il costituente movimento di Forza Italia, che praticamente insieme a Mancino per falsa testimonianza, che praticamente aprirà sicuramente uno squarcio sulla nostra storia che va ricostruita esattamente con un'azione forte realizzata dai cittadini a sostegno del rinvio a giudizio che è stata fatta dai magistrati. Magistrati coraggiosi, ma diciamo anche normali, che hanno voluto tenere fede a un impegno assunto sulla tomba di Paolo e di Giovanni. Scoprire tutta la verità, nient'altro che la verità. Sia fatta la verità, non possiamo più attendere. Dobbiamo avere una risposta dalle istituzioni, dallo Stato, perché ritorni noi la fiducia in uno Stato che tuteli i cittadini e tutti quelli che lavorano con onore e onestà. Comunicazione in tempo reale. La prossima udienza è fissata nell'aula bunker del Lucciardone B3 il 15 novembre. L'avvocato Repici per il Movimento delle Agende Rosse, fammi vedere quello di prima. Ha illustrato i motivi della costituzione contro Mancino e ha parlato anche delle Agende Rosse per questa costituzione. Si sono costituiti Centro Pio La Torre, Rifondazione Comunista anche contro Mancino. Sindacato, questo è importante. Si è costituito il sindacato di polizia COSIP. L'avvocato e il rappresentante del sindacato sono andati direttamente da Salvatore e gli hanno chiesto di continuare così e di andare avanti. A noi e a lui. Sei! Sei!